Oggi faremo insieme una pasta semplice, veloce, economica e soprattutto super gustosa. Faremo insieme la carbonara, un pochettino a modo nostro. Vediamo gli ingredienti. Allora, ci serviranno degli spaghetti, tre uova, di cui useremo solamente i rossi, pancetta, parmigiano grattugiato, un filo d'olio e un pizzico di sale. Andiamo alla preparazione. Abbiamo già messo sul fuoco la pentola per la pasta e in una padella antiaderente andiamo a mettere un filo d'olio. Quando l'olio sarà ben caldo mettiamo a soffriggere la nostra pancetta. Intanto andiamo a preparare la nostra cremina, quindi in una ciotolina abbiamo messo i tre tuorli, andiamo a mescolare. Aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe. Continuiamo a mescolare. Aggiungiamo anche una spolverata di parmigiano, non molto, e continuiamo a mescolare. La cremina quindi è pronta, la mettiamo da parte, intanto abbiamo già buttato gli spaghetti. Abbiamo scolato la pasta, aggiungiamo quindi alla padella con la pancetta e iniziamo a mescolare per far insaporire bene gli spaghetti. A questo punto aggiungiamo la nostra cremina. E mescoliamo bene. Ricordatevi di fare tutto questo a fuoco spento perché sennò l'uovo si cuoce. Ecco qui pronta la nostra pasta alla carbonara. Un piatto, come avete visto, molto veloce, semplice e super gustoso. Alla prossima videoricetta, iscrivetevi al nostro canale e lasciate i vostri commenti. Ciao e buon appetito a tutti!